proseguiamo, facciamo una lisciata sotto il corno della corteccia, una lisciata, diciamo, una, per non essere un coltello particolare. Beh, normalmente c'è un innestatoio, ci sono, però anche questo qui è abbastanza filato e quindi può fare la stessa lavoro. Ecco, noi adesso qui dovremmo fare una cosa, solo decidere quanti innesti doverli fare. Io per la pianta che è, io ne metterei 3, 1, 2 e 3. Quindi adesso procediamo col taglio qui. Solo la corteccia e poi si cerca di sollevare leggermente la corteccia, sia da una parte che dall'altra. Perché come la... va anche benissimo, eccolo qua. Che il taglio sia abbastanza bello liscio, che non abbia tanto bordatura al centro, perché così... Beh, comunque acciavite da una parte o dall'altra o da una sola parte? No, 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 solo da questa parte così, solo da una parte. Perché appiccisce. Se la corteccia batte con la corteccia è lì che appiccisce, non è legno con legno. Ma da dove, cioè come si prende il pollone da inserire? Come si sceglie? Beh, che non abbiano, per dire come adesso, che è già tardi, molte di queste delle gemme hanno già cominciato a sbocciare, sì. E quindi bisogna vedere che sia... il ramo si è liscio. E deve essere un'altezza di circa... Ma 10, diciamo... No, l'innesto, 10-15 sì, esatto, io lo faccio lungo, poi si taglia a misura. 10-15 centimetri. Dovrebbe avere almeno 3 nodi. 3 nodi. Sì, uno è posto. Adesso lo facciamo un altro qui, un altro lo facciamo qui. Comunque scroscia bene. Sì, sì. Abbastanza. E dopo se non c'è, dopo glielo mettiamo.